Buon pomeriggio a tutti. È un po' strano in tempi di guerra, di crisi, parlare di Giuseppe Conte. Ma quando Giuseppe Conte è in difficoltà, attacca gli altri. Segnatamente oggi ha attaccato me. E attaccando gli altri dimostra la sua incompetenza, incapacità di conoscere anche le regole del gioco delle istituzioni. Vi devo fare un brevissimo ripasso su quello che è accaduto oggi. Stamani mattina, 19 aprile 2022, la Repubblica apre con uno scoop. E lo scoop è che su una vecchia vicenda del passato, il cosiddetto Trump Gate, o Conte ha mentito al Copasir, o Vecchione, ex capo dei servizi segreti, ha mentito a Conte, o tutte e due, Conte e Vecchione, hanno mentito agli italiani. Una delle tre. Cos'è questo Trump Gate? Perché detta così sembra una barzelletta. Alcuni esponenti americani pensavano sinceramente, o facevano credere di pensare sinceramente, che Barack Obama e Matteo Renzi insieme avessero truffato le elezioni e truccato le elezioni in America. Truffato Trump e truccato le elezioni in America. Che detta così, se uno la dice per la strada, dice: la sai quella di Obama e Renzi che insieme hanno truccato le elezioni? La gente chiama un'ambulanza, fa un trattamento sanitario obbligatorio e controlla che vada tutto bene. Invece alcuni esponenti americani e repubblicani hanno cercato di far credere che questa storia fosse vera e alcuni esponenti delle istituzioni italiane hanno ricevuto il ministro della giustizia americano che veniva a trovare le prove di questo incredibile complotto internazionale. Non è riuscito di vincere le elezioni in Italia, vado a truccare quelle in America secondo voi, ma lasciamo stare. Qual è il concetto di fondo? Quando Conte viene richiesto di spiegazioni dal Copasir, il Copasir è il comitato che deve controllare ciò che fanno i servizi segreti, cioè controlla, comitato parlamentare presieduto da uno dell'opposizione che controlla l'azione del governo, appunto raccontano che non ci sono stati incontri fuori dagli incontri istituzionali. Oggi Repubblica dimostra, carte alla mano, che invece l'incontro è stato fatto in un ristorante e non spiega perché, non si riesce a capacitare perché questo incontro sia stato tenuto segreto. E allora dov'è il punto? Che oggi Conte avrebbe dovuto dire: ragazzi, ha sbagliato Vecchione, oppure ragazzi, ha sbagliato Conte, oppure ragazzi, abbiamo sbagliato entrambi. No! Conte rilancia e attacca me! E attacca me dicendo: ma se Renzi ha dei sospetti, che vada al Copasir a farsi interrogare. Con ciò dimostrando, uno, che non ha capito nulla di che cos'è il Copasir. Il Copasir non è un luogo nel quale uno lancia dei sospetti, è il comitato che controlla l'azione dei servizi. Quindi io posso andare a raccontare che cosa ho fatto quando ero presidente del Consiglio e guidavo i servizi, pur avendo dato la delega. Così come Conte può andare a raccontare che cosa ha fatto quando era presidente del Consiglio mantenendosi la delega. Ma non è che è un luogo dove si va a piacere a dire i sospetti che si pensa di avere nei confronti degli altri. Ma come se non bastasse, diciamolo a Giuseppe Conte. Guarda Giuseppe, che io non ho dei sospetti, io su di te ho delle certezze. La prima certezza: sulla vicenda Trump Gate tu non ti sei comportato bene, perché un presidente del Consiglio non si comporta così con un paese straniero, soprattutto quando si tratta di andare a indagare sul comportamento dei propri predecessori. Non è così che si fa, è un modo scorretto istituzionalmente. La seconda certezza, non un sospetto: tu, caro Giuseppe Conte, hai molte cose di cui non stai parlando. E sono tutte quelle che hanno a che vedere con l'arrivo dei soldati russi all'inizio della pandemia, con l'acquisto delle mascherine a dei prezzi di un certo tipo, con l'acquisto dei ventilatori cinesi malfunzionanti, vale a dire tutto ciò che è l'approvvigionamento dei beni Covid. Da mesi chiediamo una commissione d'inchiesta su questo e il Movimento 5 Stelle, che un tempo raccontava il valore della trasparenza, continua a negare agli italiani il diritto di sapere che cosa è successo in quei mesi. Allora, il problema non è se io vado o no al Copasir, io vado volentieri dappertutto a rispondere a tutto e a tutti. Il problema è che non si tratta di diffondere sospetti, si tratta di avere due certezze. La prima certezza è che Conte, sulla vicenda del Trump Gate, non si è comportato come tutti gli altri presidenti del Consiglio. La seconda certezza è che sul Covid, le mascherine, i banchi a rotelle, i ventilatori, qualcuno non vuole sapere la verità, ma noi continueremo con un sorriso a combattere per la verità.